Buongiorno a tutti, siamo a 260, questo è il quarto episodio, titolo Entrare nella rabbia, uscire dalla rabbia. Entrare nella rabbia, uscire dalla rabbia. Adesso io vorrei presentare Clarice. Gabriele, tu interrompimi se dico delle cose insensate. E allora, Clarice è una vecchia amica, secondo me è una delle grandi terapiste italiane, nascosta in quel posto meraviglioso di mare, e quando io l'ho conosciuta lei aveva finito la formazione costruttivista kelliana con Gabriele Chiari e Laura Nuzzo, e poi però io e lei ci siamo state molto simpatiche perché siamo diventate un po' amiche a un congresso SPR, credo in che anno? 96. Nel 96, e poi io le feci questa proposta di collaborare con me. Forse ci siamo conosciute prima. Però ci eravamo conosciute prima, esatto. E quindi è da allora, lei è la caposede di San Benedetto del Tronto e fa parte del gruppino di persone a me più vicine. Oggi lei ha accettato di fare questa chiacchierata con me, siccome lei è un po' matta, voleva controllare quello che avremmo detto, io non gliel'ho fatto fare. E quindi, come sempre, io ho una scaletta e improvviseremo. E tanto oggi per cominciare mi sono imbattuta in una dichiarazione di Philip Roth sulla rabbia, che sono due righe, ma ve le leggo. La rabbia serve a renderti efficiente. Questa è la sua funzione per la sopravvivenza. Ecco perché ti è stata data. Se ti rendi inefficiente, mollala come una patata bollente. E questa cosa è esattamente detto nel modo straordinario con cui racconta lui il problema della rabbia, fondamentale per la sopravvivenza, ma anche una patata bollente, perché è considerata un'emozione condannabile, distruttiva, che ferisce l'altro e quindi a tutti noi ci viene insegnato come reprimerla. Ma ha una funzione adattiva. Clarice, vuoi parlare un attimo della funzione adattiva della rabbia? Sì, ha una funzione adattiva perché ci permette di sopravvivere in qualche modo, ma ci permette anche di vivere meglio. Allora, se noi pensiamo alla rabbia del bambino verso una madre, sicuramente è una rabbia che orienta la madre nell'accudimento. Se pensiamo invece a un adulto che si arrabbia, vediamo una persona che in qualche modo riafferma la sua personalità e la riafferma con energia e in qualche modo mette dei confini e non permette di essere, sopraffatto. Per cui diciamo che, e poi permette all'individuo anche di difendere i propri diritti e in qualche modo di riconoscerli, perché quando mi arrabbio devo per forza fare i conti su quello che è il mio bisogno, su quella che sono io. Sì, poni dei limiti anche, riconosci e poni dei limiti. La rabbia può essere di varia intensità, infatti sì. Clarice aveva fatto una bella cosina, fastidio, impazienza, esasperazione, ire, odio, io ho scritto furia, perché poi la rabbia... E anche rancore. Esatto. Che ne pensi del rancore? Esatto. Quindi, per fare un passo avanti, la rabbia e l'aggressività suscitano nell'altro una certa risposta che è paura o tristezza o timore di essere danneggiati o anche rabbia. Cioè, questa tu non l'avevi citata, ma se qualcuno mi aggredisce con rabbia, ho anche la tendenza a reagire con rabbia. Mm-hmm. Esatto. E però... quindi, finora noi abbiamo parlato di una rabbia sensata. Cioè, tu ostacoli dei miei scopi, io dico è colpa tua, difendo i miei scopi, difendo la mia caverna, non ti faccio entrare a rubare i miei piatti, le mie cose da mangiare. Se sono un cane non ti faccio rubare il mio osso e pongo dei limiti a te e per un certo momento sono forte anch'io. Ecco. Mm-hmm, sì. Ma noi come terapisti abbiamo a che fare con quella che da un po' di anni si chiama, grazie a Marshall Linehan, la rabbia discontrollata o anche possiamo dire mal gestita, no? Sì. E come si impara la rabbia mal gestita? Clari? Boh, c'è un pezzetto. Dove si impara?
Dove si impara? Si impara in famiglia. Io penso che ci sia un pezzetto di temperamento, perché quando abbiamo delle persone che disregolate, vediamo anche quelli intorno a loro disregolati. Comunque sì, c'è un po' di temperamento, però si impara in famiglia. Possiamo fare due ipotesi. Possiamo fare l'ipotesi della rabbia repressa e inibita, perché socialmente non conveniente. Per cui possiamo pensare a, che ti so, a una pentola a pressione che si gonfia e poi arriva la disregolazione. Oppure possiamo pensare a delle persone che non sono state ascoltate, viste, per cui possono arrivare ad avere, ad alzare sempre il tiro per essere viste e ascoltate perché gli altri le prendano in considerazione. Come certi adolescenti. Come certi adolescenti. Okay. Quindi, se noi dobbiamo fare parlare di questo, poi quando abbiamo finito questo pezzo vediamo se ci sono delle domande in chat, no? Sì. Quello che succede è un paziente rabbioso che ha furia, entra nella rabbia dopo essersi sentito in un caos incontrollabile e stressante che spesso non ci dichiara come rabbia. No. Quando la furia è passata, a volte, nei più gravi, non c'è neanche il ricordo di questa furia o la consapevolezza della sua disfunzionalità. Mi ricordo un paziente che aveva degli scatti di rabbia sconvolgenti con i figli, buttava tutto per terra, buttava tutta la tovaglia con tutti i piatti, urlava come un pazzo e quando i figli o la moglie andavano a toccare un suo tema umiliativo. Dopo era come se si spegnesse e poi andava in giro per casa lamentandosi: nessuno mi vuole bene, non mi danno retta, nessuno mi parla più, perché sono arrabbiati con me, completamente scotomizzando questo evento, come se questo evento l'avesse preso e l'avesse nascosto da qualche altra parte, no? Uh-huh. E vorrei che tu mi dicessi se questa cosa tu te la riconosci come una cosa sensata. Se ti ricordi pazienti di questo tipo. Cioè, sicuramente il fatto di dimenticarselo ci avrà una ragione anche quella adattiva o di sopravvivenza, perché non mi posso ricordare tutto quello che ho fatto. Sì, è anche abbastanza comune. Sai cosa mi viene in mente? Che talvolta il paziente non viene lui a chiederti aiuto per quella cosa lì. Viene il familiare, viene la mamma che dice: ah, mio figlio ha distrutto la camera, e lui neanche se lo riconosce. Sì, è vero. E non sa che cosa è che glielo causa. Quando vengono da noi sono dei pazienti che hanno paura di fare male. Cioè, io ho avuto un paziente recentemente che aveva paura, non aveva mai picchiato la moglie, aveva avuto un bambino, era stressato, aveva cominciato a picchiare sua moglie ed è venuto da me e mi ha detto: io ho paura di come mi vedo adesso, di farle male veramente, eccetera. E si è curato, devo dire, anche con un certo successo. Ma come mai, secondo voi, la rabbia ha questa particolare natura rispetto ad altre emozioni? Cioè, perché la rabbia è più difficilmente vista come un problema rispetto ad altre da chi la fa esperienza? Beh, è l'emozione, se devo rispondere io, poi Clarice do la parola, è l'emozione che maggiormente dice all'altro è colpa tua, quindi è l'emozione che maggiormente tira dentro l'altro. E poi la furia, se io penso agli uomini primitivi o ai cani, insomma i miei compagni cani, la furia è una roba che può far male, quindi è una roba che scatta rapidamente e può far male, quindi ha un effetto negli altri più importante. Tu, Clarice? Dico questo perché rispetto alle altre emozioni, no? Se pensiamo alla vergogna, se pensiamo alla paura, se pensiamo all'ansia, non fa effetto sull'altro. Quindi è perché è un'emozione che va a danneggiare l'altro, o quantomeno solo nei casi più violenti o più accesi crea danno all'altro. Ma in generale no, però la paura che ti mette,
il rabbioso non è quella che ti mette, non ti mette timore quello che si vergogna, o quello che è ansioso o quello che è impaurito. No, questo è vero, dice. E per attivare la rabbia, come dicevi te, Clari, c'è il conferimento all'altro della responsabilità del danno. Cioè, tu a un certo punto devi dire è colpa tua, no? Sì. Quindi è chiaro che lo tiri dentro. Sì. No? C'è una domanda su questo tema qua. Eleonora ci ricorda, ma c'è anche una rabbia verso se stessi, no? Si parlava della rabbia che tira dentro l'altro, ma c'è anche una forma di rabbia verso se stessi? C'è, sì. E come si configura? C'era... l'aveva studiata tanti anni fa la Valentina D'Urso, che era una sociologa che aveva lavorato anche con Cristiano Castelfranchi, che si era occupato di rabbia verso se stessi, e lei la definiva così: quando io deludo l'idea di me che avrei preferito avere e che non ho raggiunto, allora tu puoi prendertela con te stesso. Esatto. Proprio definito in termini scopistici. No. Anche possiamo anche aggiungere altro, è quando noi abbiamo delle pretese verso noi stessi, che può riguardare un obiettivo, un alto standard, oppure anche un ruolo specifico, e lo vogliamo in un certo modo, e allora ci arrabbiamo se non lo raggiungiamo. Ci arrabbiamo anche tutte le volte che sbagliamo e che ci eravamo ripromessi a non arrabbiarci, a non fare quella cosa, e la rifacciamo, e allora ci arrabbiamo con noi stessi. Quindi sì, è previsto che ci arrabbiamo con noi stessi. Ah. E chi è perfezionista lo sa bene, chi è... Perfezionista, è vero. Allora, Gabriele, ci sono delle domande in chat? Sì, c'è una riflessione. Rabbia si collega anche, immagino, su una riflessione di Sara, autolesionismo. Rabbia verso qualcun altro o rabbia verso se stessi? Immagino verso se stessi, visto che si parlava di quello. Sì, probabilmente sì, in certe circostanze, oppure il tentativo con un dolore di annullare un altro dolore, come si racconta. C'è una rabbia ingiustificata, per esempio una rabbia che non dipende dal fatto che ci sia qualcuno che ci fa arrabbiare, o è un sintomo del disturbo borderline, chiede Maria, cioè esiste o da cosa, e se nel caso esista da cosa dipende? Clarice? Non ho capito bene, veramente. Una domanda senza la presenza, una rabbia improvvisa senza la presenza di qualcuno che ci abbia oggettivamente fatto arrabbiare. In qualche modo un senso di rabbia apparentemente perlomeno ingiustificata. Beh, però se noi andiamo a chiedere lo troviamo sempre. Esatto, non c'è consapevolezza, ma la rabbia ha sempre una ragione. La rabbia rappresenta la frustrazione di un bisogno, di uno scopo, di un progetto. C'è sempre qualcosa che poi può non essere consapevole, ma tante volte non siamo consapevoli rispetto alle nostre emozioni, no? Poi ci arriviamo. Lorenzo dice la rabbia più verso il mondo, quindi una rabbia più di natura impersonale. Allora, una rabbia impersonale, penso agli hater, no? Mm-hmm. Quelli che odiano. Qui c'è un immunizzante, cioè è come se l'esercizio della rabbia per un attimo mi facesse stare lontano da temi, ad esempio, di impotenza a costruire il proprio mondo. Infatti io volevo adesso fare un passettino avanti. Ci sono un po' altre domande, quindi ditemi voi quando... Vai. Come si collega ai nostri sentimenti di colpa, chiede Margherita? Cioè, qual è la connessione tra rabbia e colpa? Dopo, questo viene dopo, cara Margherita. Ah, c'hai la scaletta tu, eh? La scaletta ce l'ho. Perché non la dovevi avere? Perché non l'hai condivisa? Ecco. Roberta dice, forse la rabbia la riconosco meno perché in realtà il focus è più sulla difesa del proprio scopo. Ricordo una supervisione con Sandra nella quale mi disse, quindi tu ti arrabbi, e rimasi sorpresa. Quindi mi accorsi di questa sensazione. Beh sì, perché molte volte... allora Roberta la sta stressando molto sull'aspetto enfasi del mio scopo, però se tu vai dentro in modo un po' più analitico lo vedi che
sei anche molto dolente e arrabbiata se il tuo scopo non lo raggiungi. In fondo, se ci pensi, in questo, e qui ne parlava Kelly, c'è anche quell'aggressività, no? Quando, che è un modo molto attivo di portare avanti i nostri scopi. Un po' di rabbia, cioè una persona che non si arrabbia mai fa fatica a portare avanti i propri scopi. Infatti un po' di la rabbia è sensata, è anche utile. Molto. No? Molto. Virgilio, una rabbia inespressa, una sorta di remissività, come può essere interpretata? Lì c'è un problema probabilmente di timore, cioè se tu non la esprimi cosa temi che ti accade, che non ti piace? Esatto, potrebbe essere un processo educativo, cioè che è stato educato in quel modo, non è bene esprimere la rabbia, non è bene dimostrare il tuo punto di vista, potrebbe essere anche quello. Oppure la paura di essere schiacciato, e sono tutte le persone che nelle relazioni manipolano, no, sì, i principi nel rapporto, perché se non utilizzassero il controllo relazionale temerebbero di essere schiacciati, cioè, perché se tu sei, diciamo che una persona cosiddetta sana, virgolette, deve poter esprimere la propria rabbia consapevole delle conseguenze che essa ha, sì, no? Quindi, perché una componente della rabbia è comunque non ho paura dell'altro. Esatto. Perché quindi vado a difendere la mia posizione, consapevole appunto che di là c'è un altro che potrebbe sopraffarmi, ma quello che è arrabbiato potrebbe non tenerne conto, per lui non è importante, non ha paura. Io volevo andare avanti adesso un attimo, perché volevo fare questo passo. Quindi il problema non è la rabbia, come abbiamo detto, che può essere molto sana, ma è quel millisecondo nei nostri pazienti in cui, avendo una percezione di ingiustizia, di un non ce la faccio più a sopportare questo, si entra nella rabbia senza coscienza, mandando via la propria testa pensante, si grida, si insulta, e in quel momento si è soli, no? Ecco, la rabbia patologica non è più al servizio di una comunicazione di ingiustizie, ma è un urlo di una persona sola, che si deve salvare dalla propria sensazione di impotenza. Infatti, spesso se noi andiamo a vedere con i nostri pazienti cosa provi prima di essere arrabbiato, vi raccontano tristezza. Soltanto che la tristezza non è viabile, perché probabilmente è un contatto con temi, con elementi di impotenza, di abbandono, così, e quindi è trasformato in rabbia. È vero. E questo è uno dei modi, poi ci arriviamo dopo su come si lavora dalla rabbia. Molte volte è anche, al di là del lavoro tipico di Marshall Linehan, andare a vedere e dare peso alla tristezza. Dare il tempo alla tristezza, che è un'emozione tollerabile che passa. Che mi dici, Clary? Sono molto d'accordo, perché spesso la tristezza è di per sé inaccettabile. Esatto. È troppo dolorosa per me, e quindi non posso costruirmi come una persona triste, e allora passo sopra questo stato, sopra questa emozione, e la trasmetto, la faccio diventare rabbia. Lo stesso meccanismo è talvolta con la paura. Non voglio cambiare discorso, però ti voglio dire questa cosa, che a volte vedi una mamma quando si impaurisce con suo figlio che attraversa la strada. Lo mena? No, diventa, comincia ad arrabbiarsi, e perché non può stare nella paura, non ce la fa, e quindi passa alla rabbia, che è vero, è una emozione energica, ma è anche vero che la paura per quella mamma lì non è possibile in quel momento. Quindi, però torniamo alla tristezza, se vuoi, era solo per dire che ci sono... È la stessa, sì, è un'altra emozione, quindi noi stiamo dicendo che in alcuni casi per non essere triste è che mi arrabbio, perché per me toccare il tema triste è insopportabile, ed è molto più facile arrabbiarmi con un altro per un attimo. In quel momento della rabbia mi sento forte, e quando tu dici energico... Sì. Forte, non ho paura di niente, affronto tutto, mi sento forte, sì. Esatto.
Ci sono diverse connessioni, già prima avevano parlato e chiedevano di questo rapporto tra tristezza e rabbia, di come eventualmente in qualche modo discriminarle. Se la rabbia quindi è sempre secondaria, se la rabbia quindi è solo la punta dell'iceberg, se effettivamente possiamo considerare la rabbia sempre come una coperta di altre emozioni. Questo è un po' un tema che sintetizzo, che proviene da diverse domande. Beh, diciamo che spesso troviamo tristezza e temi prima della rabbia, ma credo anche che ci siano delle persone particolarmente irritabili che sono sempre concentrate sul fatto che per loro tutto è un'ingiustizia subita e quindi non sono capaci neanche di vedere la tristezza. Probabilmente portare in una terapia una persona a governare meglio la rabbia e a fare i conti con la tristezza è un lavoro clinico sulle emozioni ben fatto. Io mi ricordo sempre un mio paziente, ma ero a Roma, avevo credo 25 anni, che era un ragazzone, giovane, aveva 16 anni, e quando lui, ad esempio, succedeva qualcosa, le prime macchinette che davano la Coca-Cola, queste cose qui, lui prendeva, era potente, questa cosa e lo buttava per terra, distruggendo l'oggetto distributore di Coca-Cola. E lui non aveva nessuna idea di questo gesto, che tutti dicevano, ma allora mi era stato portato dalla famiglia, dicevano, ma lui è matto, così. In realtà per lui il fatto che un oggetto non ubbidisse a un suo ordine, venendo lui da una famiglia tutto super spinta, erano tutti di successo, erano tutti dei professori, erano tutti dei premi Nobel, e il fatto che lui si sentiva meno intelligente, probabilmente in parte lo era anche, era un uomo normale, lui esercitava il suo potere sulle cose, era la cosa che per lui era il piano che lo faceva sentire bene. E quello che io feci con lui è soltanto rimandare la crisi di rabbia e provarlo a fare, ero piccola, provarlo a stare un po' nella tristezza, e lui smise di fare questi atti. Adesso abbiamo più strumenti, ovviamente, però me lo ricorderò sempre, perché mi portava delle foto in cui aveva distrutto un distributore di Coca-Cola, e diceva, ma la prendi con la Coca-Cola? Beh, però nella mia esperienza clinica di recente, ti devo dire che un adolescente è stato portato dai genitori perché ogni volta che non vinceva in un gioco rompeva il joystick, lo metteva a pezzi. E il lavoro che poi è stato fatto su di lui è arrivare prima, il significato che rappresentava per lui era non posso accettare di perdere. Ma tanto i computer sono programmati anche per farti perdere, oppure quindi primo ragionamento, e poi a che ti sei, a riconoscere prima questa spinta aggressiva verso l'oggetto prima di capirne il significato e anticipare poi la reazione. Gabriele. Quindi sì, parafrasando un altro paio di domande, quindi si può dire che in qualche modo aderire o seguire la rabbia abbia anche una conseguenza nel toglierci consapevolezza rispetto ad altre emozioni. Laura, per esempio, dice, quindi se noi chiediamo al paziente se la rabbia cade come un sipario, che cosa vede che non le piace? Questa sicuramente c'è un'altra emozione in cui ha più timore, cioè è uno dei costi della rabbia non conoscersi e non conoscere quali significati o emozioni possono toccarci. Sì, infatti. Beh, qualche volta sì, qualche volta no, penso. Cioè? Cioè, a volte la rabbia nasconde qualche altra emozione, ma spesso ha ragione essa stessa di esistere. Sì, certo, perché hai avuto un blocco di qualcosa che desideravi. Però è vero, Clarice, che se ci pensi bene, noi che ormai novantenni siamo diventate più sagge, quello che abbiamo imparato è che possiamo avere un fallimento di scopi, anche drammatico, piangere e andare avanti. Cioè, in realtà, le persone che funzionano riescono a essere tristi per il fallimento di scopi o anche essere un po' arrabbiate se qualcuno ci fa un torto, ma non dimenticare mai quanto l'esercizio inconsapevole della rabbia ci danneggi. Sì, lo penso anch'io, però c'è un aspetto che quando uno diventa quasi novantenne come noi, no?
c'è un aspetto che abbiamo tante volte sperimentato, ed è questo. Una delle componenti della rabbia è che ci troviamo di fronte a una situazione che non sappiamo fronteggiare. È per quello che ci arrabbiamo di più. Come l'intenzionalità dell'altro è una componente che fa aumentare la rabbia, c'è anche un aspetto che è quello che ci troviamo di fronte a una cosa inaspettata, che noi non sapevamo come fare. E siccome uno arriva a 90 anni e tante cose le ha viste, le cose inaspettate non ci sono più. O anche se ci sono, ti senti più competente ad attraversarle. Ecco quello anche. No? E poi sei anche più capace di selezionare i contesti in cui tu vieni ferito. Cioè, io negli anni mi piace stare con voi, non voglio più stare con alcune persone che mi hanno inutilmente ferito, mentre da giovane continuavi a stare in luoghi che oggi sei più capace di scegliere che non ti va di starci. Non ti faceva arrabbiare? Io il fatto di ripetere... Prima terapia sono andata da Cesare De Silvestri perché, gli ho detto, avevo fermato una manifestazione con un gruppino di mie amiche femministe e erano venute a picchiarmi sotto casa. E mi ricordo che questa cosa mi aveva fatto pensare, perché dicevo, ma cavolo, io lo faccio per un motivo giusto e poi mi attaccano così. In realtà io avevo fatto la domanda sulla rabbia, volevo diventare brava a non arrabbiarmi più in un modo che mi danneggiasse i rapporti con gli altri. E devo dire che molte cose negli anni ho imparato. Adesso non è che non mi arrabbio più, però ci sto ferma, estinguo. Gabriele mi ha insegnato un sacco di tecniche. Sì, adesso ci vado anch'io perché ne ho bisogno. Devo dirvi un'altra cosa adesso, vi dico un antico proverbio cinese. Ah, va. È bellissimo, perché è del capitolo ma perché la rabbia danneggia in modo così importanti i rapporti con gli altri, e poi che poi noi la rabbia così esplosiva la esercitiamo soprattutto con le persone più vicino. Ecco il proverbio: nemmeno il cavallo più veloce può raggiungere una parola detta con rabbia. E questo dice una cosa bellissima della rabbia, che quando tu l'hai fatto, che ti è scappato e che non lo volevi fare, è andato e non lo salvi più. No? Non si può riacchiappare la rabbia. Per questo è così importante diventare capace di entrare dentro al tema o estinguere. Ti piace, Gabriele? Molto, molto. Credo che qui ci sia poi anche la connessione, la risposta alla domanda come mai molto spesso rabbia e colpa si girano a braccetto, no? Certo. Anche probabilmente anche per questa natura. Sì. Tutti noi abbiamo il ricordo di rapporti distrutti per una parola sbagliata, da giovani dico. Allora, andiamo avanti. Clarice, questo è per te. Per me. Ci arrabbiamo di più con le persone che ci sono più vicino. Perché? Beh, perché rispetto alle persone che ci sono più vicine ci aspettiamo che ci comprendano di più. Ci aspettiamo che loro siano un po' in sintonia con noi. Poi c'è anche che spesso le persone più vicine le vediamo più spesso e abbiamo più occasioni di scontrarci. E poi c'è anche che le persone che abbiamo più vicine abbiamo più confidenza e quindi sappiamo che se ci arrabbiamo queste non è che scappano. E poi siccome la rabbia ha una funzione adattiva, e io lo ripeto così mi sopporto meglio, siccome la rabbia ha una funzione adattiva, io mi aspetto che l'altro segua un po' le regole che ci siamo messi, e quindi io te lo dico, ti dico tu, no, e quindi te lo dico in maniera così assertiva, un po' rabbiosa, però è come se rimettessi i confini dentro casa mia o con i miei amici. Questo, ad esempio, nelle coppie è fondamentale. Io ho tanti anni che faccio quasi niente di terapia di coppie, ma si dice che le coppie che sanno litigare sono le coppie che durano nel tempo. Cioè, sì. C'era, oddio, non mi verrà in mente quella citazione di quel film di Genovese. Ora l'andrò a recuperare perché non riesco a resistere, ma intanto vi lascio una domanda. Una citazione anonima che mi ha colpito molto è: l'ira non manca mai di ragioni, ma raramente ne ha una buona. Cosa ne pensate voi? Beh, se è ira, è giusto questa cosa che ha detto la persona che ha scritto Questions and Answers. Sì,
Grazie mille Elisa, grazie mille Virgilia, esattamente quello, Perfetti Sconosciuti, il film, saper disinnescare, le coppie sopravvivono se sono in grado di, soprattutto di disinnescare. Ah, è vero. O disinnescare, di avere una modalità condivisa di come si litiga. E ognuno si conosce, c'ha la sua. E le coppie sopravvivono se non hanno un accordo su come fare i conflitti. Sì, ma c'è anche che l'altro non mi deve... Oggi mi sono arrabbiata in terapia, ma l'altro... dopo vi racconto anche perché, per i miei principi morali che tutti voi ridete. Sì, non se ne può più, mi prendete sempre in giro. No, adesso mi sono persa il filo. Oggi è con un paziente. Stai parlando di un paziente. In terapia perché l'altro, cioè litigare, non prevede che l'altro deve dirmi le cose come voglio io. Lui si arrabbierà con me come è abituato a fare, senza che però io pretenda che lui mi parli in un certo modo. Poi dopo, in una fase 2, possiamo anche dirci, io preferirei che tu le cose me le dici prima, me le dici in un certo modo. E quello si impara con gli anni, arrivando a 90 anni. Esatto. Danni della rabbia. La rabbia cronica. Allora, la rabbia cronica fa... Beh, ci sono danni a livello di proprio fisico, cioè può causare quelle malattie cardiovascolari, oppure c'è tutta quella ricerca... Autoimmuni. Degli autoimmuni, esatto. E poi invece a livello psicologico invece potrebbe una rabbia, come dire, una rabbia perseverata, una rabbia porta a una sofferenza continua, porta a uno stile di personalità che è dannoso per se stesso e non ti fa stare bene con gli altri. Stai solo. Questo mi viene in mente di dire. Puoi avere ritorsioni, ad esempio, quante volte ci capitano dei pazienti che hanno problemi col capo ufficio, col collega, perché lavorano come bestie, ma sono rabbiosi, accusatori e perennemente non possono crescere professionalmente, eccetera. Sì, si rovinano le relazioni, ma possono avere anche delle ritorsioni. Tu parli del capo ufficio, se io sono in un certo modo rivendicativo, rabbioso col mio capo ufficio, quello potrebbe anche rivalersi su di me e mettermi in una condizione di... Esatto, io volevo parlare di rabbia perversa, perché ho visto anche una domanda sull'ostilità. Cos'è la rabbia perversa? Perché io quella l'ho vista accadere. Portare qualcun altro che si conosce alla rabbia per danneggiarlo perversamente. Pensate a un adulto che viene perennemente provocato dal suo capo ufficio. Fino a quando, dopo mesi e mesi di provocazione e umiliazione, sbotta, perde il controllo, rompe una sedia. A quel punto lui si mette nel torto, ma è stato perversamente provocato. E questo è un comportamento perverso, secondo me, che fa sì che il capo ufficio ottiene ciò che vuole, che è fare diventare l'altro matto, virgolette, esatto. Quindi, quando ad esempio i pazienti, e poi gira per l'ufficio, a me mi è successo con un paziente che aveva subito dei torti pazzeschi dal capo ufficio, ma delle cose non gli faceva trovare la sedia, cioè gli faceva delle cose senza senso. Lui un giorno ha perso la testa, lui aveva un problema di rabbia, ma lì era messo proprio, è come se io sono cocainomene e mi mettete in un gruppettino di spacciatori di cocaina, cioè era messo proprio nel suo posto disgraziato. Lui alla fine era venuto da me disperato perché aveva l'ambizione che avrebbe potuto non arrabbiarsi. Invece lì è fondamentale dare ai nostri pazienti una risposta di realtà e dire vai via di lì. Sì. Così come dici a un cocainomane non andare sempre in quel parco dove da 20 anni ti danno la cocaina. Non stare con la tua vulnerabilità in un posto così crudele. E quando i pazienti cominci a me mi succede questo, la terapia, che loro si rendono conto che tu gli dai ragione, cioè non dovevano sbottare ma se ne devono andare,
questo è già il passo avanti importante per la terapia, si sono sentiti visti. Sì, sì, sono d'accordo, però un capo ufficio così ha qualche tratto di personalità. Sì, ma lui mette patologico. Beh, certo, il capo ufficio è crudele, no? No, per definizione, cioè magari c'è pure il capo ufficio che non è crudele, no? Ma però se tratta una persona così è crudele. Non tutti i capo uffici sono crudeli, ma lui è crudele. Esatto, in generale questo però quello che tu dici è dobbiamo imparare chi è l'altro e quale ruolo giocare con lui, insomma, no? E vedere il gioco che lui sta giocando con noi. Sì. Questo vale per le nostre giovani ragazze che hanno il fidanzatino perverso. Mm-hmm. No? Sto pensando. Fa mai un atto incontrollato, ma che gli dice sei un po' bruttina, sei vestita malino, hai detto una scemenza, però io no, ma io ti voglio bene. Questa cosa qui bisogna aiutare i nostri pazienti a decodificare i messaggi perversi subliminali. E queste manovre manipolative, no? Anche per certi versi. Sono manovre machiavelliche piuttosto difficili. Ma i nostri pazienti ce l'hanno, spesso le ragazze. Cioè c'è crudeltà nel distanziamento. Io ho avuto una paziente che perennemente il suo fidanzatino, era giovane, gli faceva trovare il suo cellulare con delle chat con altre ragazze. Non veniva mai detto che ti farei, però era detto, mi sei mancato, così. Alla decima volta lei era pazza. È esplosa di questa cosa e lui ha detto vedi che sei matta, non ha senso stare con te. Questo è un comportamento perverso, no? Però volevo passare a dopo la rabbia, perché volevo arrivare alla colpa. Quando siamo esplosi... Vi lancio una domanda intanto sull'ironia. Può essere la soluzione, per esempio nei rapporti interpersonali, usare l'ironia anziché la rabbia? O forse il sarcasmo sarebbe, o qual è la differenza tra le due? No, il sarcasmo, nel sarcasmo c'è rabbia. Esatto. Quindi è solo un altro modo, anzi più passivo-aggressivo di dire, è quasi meglio che dico, non ne posso più, che faccio il sarcastico, no? L'ironia è ironia se siamo già in un contesto affettuoso. Dai, mi tratti sempre così, smettiamola, dai, beviamoci un bicchiere di vino. Se no, se è sarcasmo, è rabbia, no? E poi l'ironia deve essere compresa dall'altro, quindi bisogna stare un po' attenti. Esatto, condivisa. Sì, non è una cosa facile da applicare. Esatto, dobbiamo essere in un contesto in cui... Che stai ridendo, Gabriele? No, mi è venuta in mente una scena di quando una delle occasioni in cui ho disinnescato, mettendomi a ridere, sogghignando... C'era la mia compagna, adesso mi odierà perché lo sto dicendo, che stava facendo le valigie dicendo che sarebbe andata via di casa e io mi sono messo un po' a sogghignare bonariamente della serie dove vuoi andare, dove, che sei, hai la casa dei tuoi genitori a 200 chilometri ed è sera, quindi ci siamo messi un po' alla fine a ridere a bere un bicchiere di vino, però mi sembra importante, c'è un'ironia in cui si riesce, è una manovra delicata, in cui si riesce a usarla per disinnescare e per ridere assieme. C'è un sarcasmo che invece è un modo semplicemente più affilato di dimostrare o di voler dimostrare superiorità ferendo. Sì. Tu in quel contesto gli hai detto, ma dove vai che ti voglio bene? No? Esatto, qualcosa del genere. No. Ma se tu avessi fatto il sarcasmo, l'avresti sfidata, gli avresti detto, no, vai pure. Tanto esatto. Era proprio quello che avevo, gli due scenari che avevo in mente per discriminare queste due cose. Esatto. Ad ogni modo, quando ci si è arrabbiati, ci si sente in colpa. E questo l'abbiamo già detto. Perché? Perché se siamo consapevoli ci rendiamo conto che potevamo fare altro, no? Oppure posso avere una ruminazione depressiva. Molte volte i nostri pazienti ci chiedono aiuto perché sono entrati in una ruminazione depressiva rendendosi conto che stanno comportandosi in un modo discontrollato, no? Sì, spesso la colpa poi fa star male oppure fa avere delle reazioni successive
più gravi ancora, no? Mi sento in colpa per cui magari mi creo, faccio dell'autolesionismo, mi posso anche tagliare, fare o farmi del male o andare a fare cose che sono contro di me a seguito della colpa. Beh, ad esempio è importante che ai nostri giovani terapisti insegniamo che in una relazione una persona che minaccia il suicidio è un atto rabbioso. Cioè è un atto di controllo rabbioso del rapporto. Perché vuol dire... Assolutamente. Ecco, questo è importante. Cioè non si devono preoccupare del problema della minaccia di suicidio, ma ognuno deve affrontare le proprie separazioni. Perché se tu non sei in grado di fare i conti con gli elementi che sono dentro un rapporto, tra cui il dolore, la tristezza, eccetera, allora non fare i rapporti. E anche l'abbandono, no? Anche lo stesso autolesionismo dei giovani, quando si tagliano, si fanno male, lo fanno spesso, sì, come dicevi prima, per colmare un dolore, ma spesso lo fanno anche come una richiesta di aiuto, come sto male, come vorrei essere visto da una parte, oppure invece mi sto punendo perché sono stato un idiota, ho fatto qualcosa di sbagliato e quindi mi faccio male. Come autopunizione. Volevo dire come curare la rabbia, che è il capitoletto. Se non aspetta, che ci sono due cose. Il rancore nasce sempre dalla ruminazione, perché ci sia rancore ci deve essere pensiero perseverante su un torto subito. Eh sì, eh. È freddo il rancore. Ho una paziente che prova, dice Leonora, molto spesso rabbia, a un certo punto non riesce più a stare così tanto tesa e nervosa, scoppia a piangere e si deprime. Come per calmarsi, come se la depressione fosse un modo che le permette di calmarsi dalla rabbia. Beh, sì, si può pensare così o si può pensare l'opposto. Mi sono così arrabbiato, poi mi sento una cretina e quindi mi deprimo. Mi sento in trappola, non so cos'altro fare. Cioè, colleghiamo sempre l'emozione col pensiero. Va bene? Che chiude poi il discorso della perversione, no? Che mi ha fatto diventare matto, sono impazzito, mi sento io quello in colpa e il perverso è poi quello che, tra virgolette, mi perdona e mi riaccoglie, esatto. Sottolineando il suo dominio. Il dominio e il suo senso di, il suo bisogno di controllare il rapporto buttandomi giù. Perché poi i rapporti nocivi sono rapporti in cui uno viene buttato giù. No. Come la curate? A parte Marsha Linehan, che è insegniamo la conosciamo, riconoscere le emozioni, etichettarle e usarlo, ma io mi sono buttata altre cose. Tu che fai? Come curi i rabbiosi? Clarice? Gabriele, tu? Vai, Clarice. Comincio io? Prima di tutto, vabbè, bisogna riconoscerla, la rabbia, e prenderne un po' le distanze per poterci ragionare sopra. Però spesso collegato a questo ostacolo ai propri bisogni o ai propri scopi, sottende alcuni pensieri che appartengono all'individuo. Cioè io funziono in un certo modo e costruisco il mondo secondo certe mie credenze. E allora spesso ragionando su che cosa mi ha suscitato rabbia, facendoselo spiegare bene e arrivare sui propri convinzioni su di sé, si lavora su quelle e si aiuta il paziente a trovare delle spiegazioni alternative rispetto alla rigidità della costruzione del fatto. Cioè facciamo diventare il paziente più flessibile rispetto alla situazione. Scusa, se tu lo dici alla ABC, gliela fai vedere in un altro modo. Dopodiché, quando la vede in un altro modo, la può sopportare meglio. Questo però, il passo dopo è, devo imparare, anziché arrabbiarmi, a chiedere, a difendere i miei bisogni, i miei scopi e imparare a dirlo all'altro. Quella è l'assertività.
Invece il problem solving lo utilizziamo per risolvere la situazione, per risolvere il conflitto. Un'altra cosa che io faccio è valutare l'effetto che fa sugli altri. E se lui non se ne accorge, cominciamo a fargli raccontare che effetto ha fatto quella volta su di noi. Cioè, lo fai uscire dal suo mondo di solitudine e lo fai guardare l'effetto che fa. Esatto. Poi, quindi anche in terapia, dici? Lo fai anche in terapia? No, io sto parlando di terapia. Uh-huh. Un'altra cosa è fargli fare quello che abbiamo detto prima, fargli fare i conti con la tristezza. No? Che è un'altra tecnica, non è una tecnica tutta puntata all'emozione, ma è una tecnica puntata al tema. Tutte le volte che mi sento umiliato, picchio. Allora lì il problema è, gli fai vedere perché, gli fai ricostruire perché, e gli fai vedere che non è più quel bambino, se volete dirlo in un modo libet, no? Mm-hmm. E tu, Gabriele, che cosa suggerisci? Beh, ci sono tanti livelli a seconda dello status in cui si trova il paziente. Sicuramente in molti casi ho trovato molto utile lavorare sul tema delle pretese, cioè lavorare su l'irrazionalità dell'idea che sia il mondo a dover cambiare per le nostre personali necessità, e questo è una strada. Altre volte, per aumentare la capacità di riconoscimento e consapevolezza, basta spesso fare dei piccoli esperimenti, come facevi tu, di dilazione, no? Di provare a stare in una situazione rallentando o rimandando in parte l'esplosione per vedere quali sono i pensieri e quali sono eventuali altre emozioni che emergono. Questo può essere un modo anche presentato a questo scopo, cioè scopriamo che cosa succede se noi rinunciamo alla rabbia anche per poco, al di là del fatto che possa essere o meno giustificata, e magari in molti casi ci sono anche delle valide ragioni a sostegno. Certo. Questi sono alcuni esempi. Poi ci sono tante tecniche anche molto pratiche, penso a quelle di Marshall Linehan per gestire i momenti di maggiore stress. E poi oppure anche semplicemente, se sei a rischio, primo non nuocere. Cioè, se sei d'accordo che la rabbia ti fa fare dei casini di cui poi ti penti, per esempio avere un piano di salvezza che può anche contemplare notare qual è il primo segnale nel mio corpo, per esempio la stretta allo stomaco, e uscire, prendersi una boccata d'aria. Infatti io, come compito sulla rabbia, spesso dico: e quando ti senti arrabbiato, esci e chiudi il becco. Esatto. Prendi un po' di tempo, sarebbe. Prendi un po' di tempo e poi decidi un momento in cui esprimi dir me, no? In modalità dir me. Sentite, volevo parlare... dimmi, scusa. Sono un paio di domande. Ma Maria dice, però c'è anche in qualche misura, l'accenno è mio, c'è anche l'altro aspetto, cioè la paura di arrabbiarsi può portare dei danni all'assertività, può portare a ignorare i propri bisogni e desideri finché non diventa un automatismo. Come aiutare un paziente a riconoscere ed esprimere la propria rabbia? Quindi è il versante, i pazienti che reprimono. Sì, però questo non è un paziente che ci porta rabbia, è un paziente che ci porta controllo relazionale, quindi un prescrittivo. Controlla tutto, perché non può sopportare nessun, io ce l'ho una paziente così, nessun genere di conflitto, perché essendo stato molto maltrattato da bambino, ogni conflitto veniva distrutto nella sua vita e quindi per lui è compiacente fino all'estremo. Questo paziente deve lavorare sul controllo del rapporto, cioè il lavoro non è sulla rabbia, non è da fare sull'emozione di rabbia, ma è da fare sulla riduzione del controllo, sul lasciare uno spazio aperto e vedere che succede. Se il lavoro va bene, dopo un anno ti dice: finalmente mi sono incavolato col mio capo ufficio. Sì, perché rispondo sia a Maria che a Laura. Credo che un tema sia la repressione, ma molto spesso il problema è che di fronte alla repressione della propria rabbia ci sia poi un'iperattività mentale attorno alla rabbia, al rancore di cui si parlava prima. Quindi non è sempre detto che se io taccio allora non fomenti in qualche misura la rabbia in me. No. È soltanto un ruminativo rancoroso.
L'ultima domanda, queste tecniche potrebbero essere usate anche con giovani atleti, nello specifico tennis, nella gestione della rabbia? È un'emozione ricorrente nello sport e spesso invalidante la prestazione. Veramente. Quando io credo, io non sono la terapista della Pellegrini, ma quando lei parlava di quel periodo di crisi del panico, secondo me un agonista come lei, è una mia ipotesi, aveva sì panico, ma aveva una tale grinta dentro di lei, aveva 19 anni, 20 anni, che quasi la impacciava, le impediva di essere lucida nella strategia delle 10 piscine, delle 10 vasche. Quindi forse era anche panico, però sicuramente la rabbia ti dà confusione. Sì, queste sono tutte tecniche che vengono usate in terapia dello sport. Gli umani sono tutti uguali, no? Sì, gli umani sono uguali, ma in fondo la terapia degli sportivi è sviluppata dalla cognitivo-comportamentale. Cioè non è che fanno un grande lavoro interpretativo sul nonno. Rabbia e dissociazione, fenomeni scissionali e di scontrollo dell'abbia. C'è un'associazione tra questi aspetti? Io, in questo, siccome io, non, come tutti sapete, non sono una dissociazionista, io penso sempre che prima di arrabbiarti, per un secondo dici vai al tuo sistema piramidale. E quindi tu puoi anche definirlo dissociato. Invece io dico, io gli lascio gli allargo lo spazio per vedere quando si dice vai e cosa c'è prima e come se lo dice. Quindi però queste, non dico mica che ho ragione solo io, sono tecniche cliniche. Volevo passare la rabbia nei pazienti e nei terapisti. Sì, dai, parliamo di quelli. Così vi racconto con cosa mi sono arrabbiata oggi. Va bene, raccontacela. No, vabbè, volevo fare la domanda precisa. Quando c'è la rabbia del terapeuta o del paziente? Adesso volevo cominciare con la rabbia del paziente verso il terapista. Beh, il paziente normalmente si arrabbia col terapeuta perché non viene riconosciuto oppure perché non viene rispettato, per cui magari è accaduto che non è stato non si sente curato bene, si sente... Come si arrabbia, Clari? Dicendolo al terapeuta. Quello sano. Gli altri? Gli altri possono smettere la terapia, droppare, andare via. Stare come matti, possono un pugno sul tavolo, oppure... svalutare il terapeuta? Ah beh, quello sì. Oppure, certo. Me l'hai scritti te, quelli. Provocare. Sì, sì, te l'ho scritti io, sì, sì. Però non te li stavo a dire a memoria, stavo pensando quando te li ho scritti. Devo rispettare l'elenco? Mi interessa il paziente che provoca, come lo fa? Continuando, mettendo in discussione, svalutando il terapeuta. Ma tu non sai far niente, tu... Oggi abbiamo perso tempo. Abbiamo perso tempo, ma forse questi soldi che io ti do sono tutti soldi persi. Ma tu dove ti sei laureato? Cosa hai studiato tu? Ma hai sentito che in televisione c'era questo e mi ha detto queste cose? Insomma, ne dice. Ne dicono, esatto. Tu, Gabriele, ne hai qualcuna di provocazione? Sì, capita molto spesso che ci svalutino, che ci in qualche modo... Io, vabbè, con la mia giovane età, un po' di anni fa, mi capitava spesso che questo fosse un oggetto di attacco. Adesso che sono invecchiato, mi posso risparmiare questo tipo di problema. Quando vi provocano? Dai, quando si arrabbiano con voi? I pazienti? Sì. Beh, si possono arrabbiare con noi, per esempio, perché non li vediamo, perché non, per esempio, perché rimandiamo un appuntamento. Certo. Potrebbero arrabbiarsi perché arrivi in ritardo. Ma tu, quando riconosci la loro rabbia, cosa fai da grande clinico, Clarice? Ma normalmente l'accolgo, perché se il paziente... L'accolgo nel senso che ne discuto con lui poi delle ragioni e insegno a lui che non è l'unico al mondo, che anche il terapeuta ha le sue ragioni.
cioè lo faccio ragionare sulla differenziazione tra lui e il terapeuta. Il terapeuta non è una cosa sua, è così differenziare il sé, se stesso dagli altri, imparare a riconoscere l'altro. Mi ricordo che tanto una volta sono caduta per le scale e sono finita al pronto soccorso. Allora ero giovane, quando scendevo le scale a due e arrivavo giù in fondo senza problemi in un minuto. E allora telefono alla mia prima paziente e dico: scusi, sono al pronto soccorso perché mi sono fatta male. E la paziente mi dice: però succedono tutte a me. Possibile che io stamattina sono venuta qui e lei però ci doveva stare? Che gli dici a uno così? Capisco la sua sofferenza, però se io ti dico sono al pronto soccorso perché mi sono fatta male, e quindi cosa fai col paziente? Gli insegni a differenziare. La riconoscete e dividi e dai le tue ragioni, cioè diciamo che la rabbia del paziente va riconosciuta e condivisa col paziente. Esatto. Sei d'accordo, Gabriele? Assolutamente. Cioè, cosa sta succedendo? Sento qualcosa che sta succedendo tra noi, eccetera. E ora parliamo invece della rabbia del terapeuta, che secondo me va gestita diversamente. Quando è che c'è? Allora. Vai. No. Io dico che quando si è giovani e anche quando si diventa un po' più vecchi, talvolta la rabbia che ti suscita il paziente è quando non fa quello che dovrebbe fare. Tu ci lavori tanto e poi... ubbidisce. E non ubbidisce. È diverso però col passare degli anni. Per esempio il paziente, quello border, no? Che ti sembra di aver avuto un gran successo in terapia oggi, poi lo incontri la volta successiva, tutto dimenticato. Certo, la differenza è quando sei un giovane terapeuta oppure quando sei un po' più grande. Sai che ti capita e quindi la prendi nel verso giusto, non ti ci arrabbi. Oggi mi sono arrabbiata perché una paziente, una terapia di coppia, una paziente ha convocato i figli e il marito in una riunione per dire che la nonna, che la suocera, cioè la madre del marito, era una persona indegna, una persona che non l'aveva mai apprezzata nella vita, che l'aveva sempre messa in disparte rispetto alle altre. Alle altre nuore. Okay. Lì mi ha preso un momento che ho controllato male e le ho detto se per caso lei teneva conto cosa era stato meglio per i figli, se teneva conto del benessere dei figli in quel momento, cosa stava facendo, si stava facendo. Come ha reagito? Ha reagito in un certo, ha continuato a dire, però mio marito non mi difende, però lei dice che io sono bizzarra e che invece c'ha la nuora brasiliana, insomma all'esterno. Lei doveva, povera cocca, doveva riaffermare se stessa e quindi usava qualsiasi cosa, compresi i figli. Ancora sei arrabbiata se ci pensi? No, adesso mi è passato un po', perché ne ho parlato anche a pranzo di questa cosa che non mi succedeva da tanto tempo, mi sono molto arrabbiata stamattina. Noi possiamo anche arrabbiarci con un paziente aggressivo e svalutante, oppure, come dicevamo prima, verso il paziente che pretende, come dicevi tu, Clarice, verso il paziente che non soddisfa le nostre aspettative, oppure quello che annulla le sedute. E lo fa all'ultimo momento, e poi se tu gli dici, se hai fatto i patti con lui che le sedute annullate all'ultimo momento vengono pagate, si offende ogni volta. Oppure quello che non è puntuale sempre, ma è sempre per caso, non vuole parlare con te. Oppure può succedere di arrabbiarci con i pazienti, questi più inesperti di noi, con cui abbiamo la sensazione di avere sbagliato. E quindi abbiamo sbagliato noi, non possiamo riconoscerlo perché andiamo su temi nostri di fallimento e diciamo quel cretino è tutta colpa sua, no? Quindi se noi dovessimo oggi, che ci avviamo alla fine, concludere, dovremmo dire, Gabriele, se non ci sono delle altre cose? No, siamo un po' fuori tempo massimo, quindi io mi avvierei verso Va bene. La chiusura, la sintesi.
Tu adesso dici qual è il prossimo e poi volevo concludere dicendo quindi la rabbia è sana, ma la gestione della rabbia va imparata e va imparata in famiglie funzionali o con una buona terapia o con un buon marito se vi aiuta o una buona moglie. Gabriele, la prossima. Allora, innanzitutto grazie a tutti per la partecipazione, noi ci vediamo mercoledì prossimo con Sandra, ci sarà Filippo Turchi, il dottor Filippo Turchi, e si parlerà di sono in psicoterapia, ho bisogno di farmaci? Clari, vuoi dire qualcosa tu? Il tuo saluto? Vi saluto a tutti, grazie di avermi ospitato e ci vediamo presto. È stato bello, grazie. Sì, è stato bello vedervi assieme. Yes, grazie di essere venuti a trovarci. Ciao allora, buon proseguimento di pomeriggio. Ciao. Grazie a tutti, arrivederci, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao.